Allora siamo dentro, Emiliano, buonasera, siamo dentro. Buonasera. Un applauso, grazie. Con qualche minutino di ritardo, però d'altronde siamo tornati a casa, è stato un po' complicato riallestire tutto, ma siamo tornati a casa, siamo sulle radiofrequenze FM di Radio R9 per darvi il benvenuto. Passo la parola al mio socio radiofonico Emiliano Ferracuti. Buonasera a tutti, stiamo trasmettendo in diretta sulle magiche frequenze di Radio R9 e siamo come sempre, come l'anno scorso, live dal Caffè 24 sul corso di San Benedetto. Io propongo un altro applauso. Applauso. Ciao Dimitri, ciao buonasera, Alberta, buonasera Dimitri. Buonasera a tutti gli amici che stanno entrando in questo momento, che stanno arrivando al Caffè 24 e siamo tornati a casa finalmente. Guidero, mamma dopo mia. Una bellissima esperienza di Norcia della scorsa settimana, siamo finalmente tornati a casa. E qui con Genziani che ci fa dei cocktail allucinanti, buonissimi e fantastici, siamo già tutti ubriachi. Non è vero, lo saremo però tra un po', lo saremo sicuramente tra un po'. Allora, cominciamo con i soliti saluti, i consueti saluti ai partner di Facciamo l'Amore. Comincio io con il mercoledì del Tarabrush, quindi After the Love. Questo mercoledì torna la coppia Emiliano Guerriero ad After the Love. Venerdì Rat Pack, quindi salutiamo il nostro amico Vittorio. Buonasera Vittorio. Questa sera presente in una cena inconsapevole. Inconsapevole. Lo salutiamo da qui, Giovanni, li stiamo salutando. Perfetto, li salutiamo tutti e due. Volevo salutare tutti gli amici del sabato Jonathan che torna il primo sabato di marzo, mentre tu chi volevi salutare? Allora io volevo salutare Baby Disco Dinner come sempre, che riaprirà il 23, riaprirà i battenti con grandissimi ospiti. La settimana successiva, lo anticipo già da adesso, ci sarà Rocco Siffredi, quindi no pizza. Mamma mia, ci stai dando un'anticipazione, anche perché golosissima. Saremo ogni sabato in diretta su Radio R9 e speriamo che Rocco rilasci un'intervista anche a noi della radio, anzi visto che lo paghiamo noi la rilascerà sicuramente. E sicuramente ci farà vedere la sua grandissima cella. No, Emiliano, non cominciamo male. Cominciamo bene. Partiamo col piede giusto. Poi volevo salutare anche la novità del 2016. Ormai voglio dire una parte del mio cuore. Sì. Il Casa Dama Docs. Casa Dama Docs. Ringrazio tutti gli amici, tra cui i due presenti, il grande Massimo e il grande Marco, che sabato sera hanno passato la serata con noi. Ringrazio tutti i numerosi amici che sono venuti a cena e dopo, veramente tante grazie. Io non me la ricordo la serata perché ero ubriaco come una merda, ma mi pare che si siano ma divertiti. Ma sei stato un ospite tutti. Fantastico, c'ero anch'io a cena, siamo stati benissimo e ci siamo divertiti tantissimo. Benissimo. Quindi facciamo un applauso di incoraggiamento al Casa Dama Docs. Vai, grande applauso. Solo una cosa volevo dirti, caro amico mio guerriero. Prego. E di secondo c'era l'arrosto di carne, sì. La salsiccia. Io volevo dirti che la salsiccia devi mangiarla, non infilartela in tasca. Emiliano fa il bravo. Okay, andiamo avanti. I contatti. Allora, i contatti 366 70 52 110. Che cosa ho detto? Non sono numeri all'otto, è il numero del nostro WhatsApp. Quindi siamo in diretta, leggeremo i vostri messaggi in diretta. Ciao ragazzi, questo è uno. Il primo che è arrivato. Già ne sono arrivati almeno 25, così come abbiamo iniziato. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, mi piace farlo sul divano, ma mi spoglio. Questi sono i messaggi che ci arrivano, Emiliano. Mi sento libera e rido tantissimo alle battute di Emiliano. Linkiamoci d'amore sarebbe una delle nostre rubriche. E mi piacciono anche tanto le frasi d'amore di Guerriero. Complimenti a tutti, ma complimenti a te, amica. Complimenti a te, che non ci ho capito la frase. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, sì. Mi piace farlo sul divano ma mi spoglio, mi sento libera. Perché scusa, che cosa fai? Ti metti si spo... Buonasera, Vittorio. Addosso. Intanto è arrivata Vittoria. Ti ringrazio, caro. Ciao ragazzi, ciao, te ne leggo un altro po' più avanti. Ciao ragazzi, ho un problema di cuore, sono molto innamorata, ma lui è cambiato, è diventato molto serio, ma mi manca la sua parte pazza e divertente come una volta, anche se per la verità sono stata io in realtà a cambiarlo un po'. Mi date un consiglio? Vi seguo e mi piace tanto ridere con voi. Che gli consigliamo? Allora, Emiliano? Li consigliamo
diciamo che se la sua parte pazza non riesce più a trovarla, invia Barbara Tosatti 3, cioè il poeta Marinelli, e di pazzia ne sicuramente ha ne troverà persone. Ne troverà tantissima. Allora, quindi vi dicevo 366 70 52 110 per mandarci WhatsApp, farci sentire la vostra vicinanza, farci sentire che siete qui con noi. Le nostre pagine Facebook, Radio R9 The New Radio, la pagina di Facciamo l'Amore, la puntata di ogni lunedì la trovate il mercoledì postata sulle nostre pagine, ve la potete rivedere tutta, c'è il mosaico su YouTube, cliccate l'intervista che vi interessa, ma anche le presentazioni, quella di Emiliano, quella di Guerriero e di tutti i ragazzi della Family. Ci potete seguire anche con l'applicazione, Anna, vero? L'applicazione TuneIn, che si scrive TuneIn, tutto attaccato. Scaricate l'applicazione, è gratuita, nella casella di ricerca digitate Radio R9, ci cliccate sopra e siete già dentro allo streaming con noi. Allora, oggi grandissimo contest, linkiamoci d'amore, vediamo un po' se qualcuno vincerà una cena per due. Ma dove la vince questa cena? Magari al Casa d'Amadox? No, no, la vincerà, ovviamente al Casa d'Amadox viene, ma cazzo paga. E... oh, Emiliano, ma come? Invece vincerà una cena venerdì sì, sera. Va bene, va bene. Quella una, anche, una quella anche, offerta non si sa da chi. Dal nostro amico Simone Di Pietro, al ristorante Saturnia di Colli del Tronto. Grande Simo, ti mandiamo un grande abbraccio, un grande saluto. E poi c'è un altro contest, sempre quello del nostro amico Massimo Brighindi, che è qui con noi, lo scrittore erotico Massimo Brighindi, che più tardi ci parlerà di una grandissima novità. Chi tra il pubblico è il più simpatico, ha fatto l'intervento che ci è piaciuto di più, può vincere uno dei libri di Massimo Brighindi, Swim Switch e Swim Sweet. Bene, poi l'ho detta bene? Bene, poi chi questa sera ci fa vedere almeno un capezzolo vincerà il cappellino. No, il non vince niente. Il Dox. Casomai, faccio vedere a tutti il cappellino del Dox. Va bene, ecco il capezzolo, va. Te lo tiro fuori subito. Lo voglio io il cappellino del Dox. Partiamo con i compleanni, Emiliano, che dici? Partiamo con i tantissimi compleanni. Mamma mia, guarda. Allora, facciamo tantissimi auguri a noi facciamo gli auguri per tutta la settimana, quindi tutti i compleanni dei nostri amici che sono avvenuti, che sono successi, che ci sono stati, va bene? Da lunedì a oggi. Bravo, da lunedì a oggi, quindi per tutta la scorsa settimana. Dino Cappelletti, il fotografo, Mauro Traini, Denise Tamburini, Luciano Sfrattoni, Gabriele Capacchietti, il nostro buttafuori ad After the Love. Ciao Gabri. Giovanni Perna, Linda Crescenzi, Michela Cocchiaro, Martina Lori è stata nostra ospite, Morag Gasparrini, tanti auguri, Pamela Pandapoggi. Poi, per quanto riguarda Radio R9, tantissimi compleanni. Alessio Santoro, il nostro amico Alessio. Ciao Alessio. Poi abbiamo la nostra Maria Amato, la sexy MILF. Sexy MILF. Che fa parte del nostro cast di Facciamo l'Amore. Questa sera non c'è purtroppo il mal di denti. La salutiamo. Troppi ne mancano. Sì, la malattia ci ha decimato, Emiliano. Poi, tantissimi auguri, come non farli, è qui tra noi. E gli farei un applauso a Massimo Brighindi. Tanti auguri, Massimo. Grazie. Finalmente, finalmente la maggiore età, finalmente sti 18 anni, puoi prendere finalmente la patente. Finalmente posso andare a vedere i filmetti. Sì, beh, puoi andare a vedere i filmetti Osè, diciamo. Bravo. Dai, più tardi ci dici tutte le novità. Allora, Emiliano, adesso ti parlo dei compleanni famosi di oggi, quello che ti piace tanto. Dunque, facciamo tantissimi auguri a Massimo Lopez. Tanti auguri al presentatore comico Massimo Lopez. Bene, a Matteo Renzi. Ah, beh, presidente del Consiglio Matteo Renzi. Tanti bene, auguri. Mary J. Blige. Ah, la cantante Mary J. E al grandissimo Tom Megan. Tom Megan. Sì. Chi cazzo è? Ma Tom come chi Tom? Ma chi cazzo è? È il cantante dei Kasabian. Qualcuno ha un CD dei Kasabian? Guarà, sicuramente qualcuno Marco conosce, lo conosce, Massimo lo conosce, i Kasabian. Ma chi è questo? Si è sempre fatto, ha fatto il compleanno lui e la madre che si ricordava del maledetto, compleanno suo. Maledetto. Basta, tristissimo. Emiliano, ricorda che il nostro non è un programma serio, vai. Allora, il nostro allora ragazzi, veramente, non è un programma serio, non è un programma adatto ai più piccoli. Questo programma è stato realizzato da me esclusivamente per permettermi per un giorno a settimana di non essere serio e di poter dire tutte le parolacce non che voglio. Non le puoi dire. Quindi, se non avete 18 anni, cari amici all'ascolto, sì, per favore fate una cosa: andate sì, sul divano dai vostri genitori, sì, chiedetegli, ma per favore mi dite sì, come cazzo nascono no! veramente i bambini? No! Fatevi raccontare minuziosamente come nascono veramente i bambini e basta con sta storia della cicogna. Per favore. Allora, Emiliano, basta che tutte le tue amanti minorenni vadano a dormire e così abbiamo svuotato
svuotato, svuotato, il pubblico minorenne all'ascolto. Ti ricordo subito una preghiera a Santa Rosaria che i rompicoglioni si no via. Emiliano no, sì, prega per noi Santa Rosalia, per Santa Rosalia, però le parolacce non le non puoi dire possiamo no, dire le parolacce perché questo programma è fuori fascia protetta, quindi non... grazie ai fortissimi avvocati di Radio R9 vi facciamo legalmente il culo a tutti no! quanti. Emiliano, cominciamo malissimo. Allora, volevo ricordarvi, carissimi amici ascoltatori e pubblico qui presente, i nostri temi. Ogni settimana, ogni lunedì abbiamo il tema portante della il trasmissione. Il tema portante che Guerriero solitamente scrive mentre sta defecando. No, Emiliano, ma perché dici così? Perché hai bisogno che di io sforzo. Mi concentro tanto, faccio ore e ore di redazione. Allora, amore, chiedi o dai? Chiedi o dai? È interessante, in amore come sei? Uno di quelli che Smeralda. Riceve, riceve, riceve. Poi questa domanda o te la facciamo sei... anche a te, anche alla nostra attrice teatrale. O sei di quelli Smeralda. Che dà tanto amore? In amore, Smeralda, sei una che chiede o chiedi sei una o che dai? Dà? Chiedi quindi o dai? Preparati chiedi la risposta perché tra un po' arriviamo. No. Sesso... Ha detto Genziani, preferisce chi lo dà. Chi dunque, lo dà? Chi la dà? Chi la dà? Dunque, sesso, con o senza limiti? Quindi, come lo interpreti tu il e sesso? Soprattutto sei limitato? Limite, che cos'è il limite? Identificami un limite. Beh, effettivamente il limite potrebbe essere altissimo oppure bassissimo. Certo, un dito oltre... nel culo è no, un limite. No, Emiliano, farsi detto pisciare no. addosso è no! un limite. No, sono le 10:20, non puoi dire queste cose. Dobbiamo siamo dire deglutizione. Lo sai che non possiamo dire ingoio, dobbiamo dire deglutire. Deglutire. Grazie, Anna. Dobbiamo dire deglutire. Allora, ci siamo, quindi io direi che possiamo tranquillamente partire. Che ne allora, dici? Solitamente la partenza di questo programma comico, sì, diciamo comico, avviene dopo le presentazioni dei membri della family, coloro che partecipano tutta la settimana, che contribuiscono tutta la settimana alla realizzazione di questo programma. Perché io durante la settimana per il programma Facciamo l'Amore solitamente vado semplicemente a confessarmi e vado a fare catechismo, sì, mentre loro sì. tutte le battute sconce di questo programma sono scritte in primis da Guerriero no! e poi da tutti gli altri membri della ma non è vero, non è assolutamente vero, è assolutamente vabbè, la verità. Comunque cominciamo allora, quindi io volevo salutare Naida, la mia catechista, e un bacio, e quindi un bacio a tutti. Allora vado a fare le presentazioni dei membri della Femini, ovviamente partendo da lui. Bene, partiamo. Il diavolo veste Prada, lui eccolo. È tanto se non va in giro nudo, baldanzoso, oh, pavoneggiante, ma non è... mostra il suo membro in pubblico con sicurezza con sicurezza e disinvoltura. Ma non è vero. Con lo sguardo fiero, quasi a voler dire io ce l'ho e ma... voi no. Senza freni, senza censure. Una volta è stato beccato a trombarsi una perpetua no! alla missionaria. E quando il prete è entrato nella stanza ed ha visto la scena, gli ha gridato davanti: va de retre, Satana! E lui, senza batter ciglio, ha girato la perpetua e ha incominciato ad incularsela. No! È la verità. Emiliano, no! È la verità. No, la mi verità. Oppongo con tutto è la me verità. Stesso. Senza remore, senza leggi. Poeticamente potremmo dire: il profumo dei fiori si diffonde nell'aria. Sì. D'amore si parla, la gioia si canta. Parole d'amore si scrivono sul muro. Ma tanto il finale è che ti sfonda il tuo culo. No! Il principe delle tenebre che parla d'amore, il paladino del bene e del pene, la voce no! più sexy di Radio R9, Guerriero Guerrieri! Grazie ragazzi, troppo buoni, ma adesso mi vendico subito! Buonasera gentile, premuroso e attento ma recidivo pubblico femminile all'ascolto! Più vi avverto dei rischi che correte e più voi vi dimostrate incuriosite e interessate al mio socio radiofonico. Ma che ci trovate in lui? Vi ha forse stregato? Vi ha ammaliato con i suoi modi gentili ma decisi? Vi ha magnetizzato col suo fascino mediterraneo e solare? Attente! Perché lui non ha peli sulla lingua e se dovesse averli non sono certamente i suoi. Genziani mi fa ridere. Lo sapevate per esempio che da piccolo gli hanno fatto scegliere se avere una grande memoria o un grande uccello e ancora oggi non si ricorda che cosa ha scelto. Ma lo sanno bene le sue due fidanzate storiche. Una ragazza russa dal nome esotico Vagina Seminova e una italiana chiamata Loretta,
Forse un po' perché era il tempo che chiunque ci metteva a conoscerla, provarci e bombarsela. Loretta. Sei malato, no. Pensate, amava talmente la sua fidanzata che per non sciuparla usava quella degli altri. Poi si sono lasciati loro, ma per colpa sua. Lui si fidava talmente delle donne che una volta addirittura si è fatto fare un po' una fellazio completa da una ragazza cannibale. Che coraggio, amici. Comunque quella storia lo ha segnato e da lì, come un moderno Bukowski, si è messo a scrivere riflessioni e aforismi sulla vita. I due più rappresentativi sono senz'altro: all'amor non si comanda se ti abbassa la mutanda e da quando hanno inventato il bidet la figa non ha più sapore. Beh, questo l'hai scritto tu, mica io. In quel periodo lo sport era diventata la sua unica consolazione. Si appassionò così tanto al ciclismo che fu lui, nell'ultima devastante tappa in salita del Giro d'Italia, a realizzare il famoso striscione "Forza ragazzi, tenete duro, in cima è pieno di fica". Signori, ci siamo. Egli non viene da Piacenza per piacervi, non viene da Lodi per lodarvi. Si dice di lui che venga da Chiavari. Ma preferiamo non sapere a fare cosa. Uno scrosciante applauso per Emiliano Ferracuti. E bravo, Guerriero, una bella presentazione, malata, ma molto bella. Ma hai scritto bella. Tutto tu, io molto non c'entro bella. Niente. Non è assolutamente non vero. Non ho detto niente. Sei non c'è niente di mio. Qualunquista. Allora, andiamo avanti. Ora presentiamo lei, la dea dell'amore. Presentiamola. Evasa dal reparto psichiatrico, eccola, dove aveva conosciuto Guerriero, ha iniziato a viaggiare per il mondo, Romania, Sicilia, fino ad arrivare qui a San Benedetto. Quando era ricoverata la chiamavano la stupratrice pesante, perché il suo punto G pesa 6 kg e 200 grammi. Che per soddisfarla ci vogliono 340 metri di lingua e 132 km di cella. Madonna. La donna che con un solo rapporto sessuale copre la distanza dalla Terra alla Luna. La serial killer del piacere, la sexy gelataia, Anna Mocanu! Buonasera, buonasera. Buonasera. Dopo questa presentazione sono completamente rovinata. Rovinata. Andiamo avanti. La scrittura è l'arte di mettere nero su bianco i propri pensieri. E non c'è che dire, nello scrivere lui è veramente un artista. La penna è il suo pennello e le pagine la sua tela. Scrive di passioni amorevoli e di perversioni naturali. E naturale è il piacere che ho nel presentare lo scrittore Massimo Brighindi. A dir la verità, dopo la presentazione di Anna avevo paura. Allora, farò una presentazione improvvisata. Prego. Anche a colei che da questa sera finalmente entrerà a far parte del nostro staff di Facciamo l'Amore. Però vorrei ricordare un po' chi è questo personaggio importante. Beh, colei che ha vinto il talent di Facce da Radio, di Radio R9. Colei che, insomma, si è rivelata la voce più importante del 2015, quindi è diventata neo presentatrice nel 2016. Lei è Eleonora Battistella. La nostra amica Valentina, benvenuta Vale. Un applauso, grazie, Valentina Gumina. Grazie. Buonasera Valentina, buonasera. A voi. Buonasera Emiliano, buonasera Guerriero. Come stai? Oggi siamo stati ospiti noi nel tuo programma, esatto. Quindi ricambiamo e da oggi in poi speriamo che sarai sempre in pianta stabile. In pianta stabile. Qui con noi lunedì. Ogni lunedì, per tutti i lunedì. Diamo un grande benvenuto. Poi un altro bellissimo ritorno questa sera. È tornata finalmente una delle rubriche più seguite della radiofonia italiana. Veramente, non sto scherzando. È tornata con noi Simona La Valigia Rossa. Un applauso a Simona. Buonasera, grazie per questa accoglienza. Mi siete mancati tanto. La nostra consulente del benessere di coppia sessuale. Consulente della Valigia Rossa. Consulente della Valigia Rossa. Ci sei mancata tantissimo. Anche voi, e a tutte le donne che ci scrivono in continuazione. Un messaggino
Valentino in merito. Dice così: il mio ragazzo vorrebbe che io usassi un vibratore mentre facciamo l'amore. Dice che lo eccita. Che devo fare? Beh, secondo me compralo. Che deve fare le migliori occasioni. Cioè, chiama Simona, fatti consigliare, compralo. Esatto. No, ce ne sono stati parecchi da usare durante anche l'amplesso. Ma oggi ce ne racconti qualcuno, quindi. Sì, ho il che la forza sia con noi. Il vibratore di Star Wars con la faccia di Darth Vader impressa. Ma fa anche il rumore, fa tan 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 tan. No, altri rumori, altre cose particolari. Dopo il ritorno dello Jedi c'è il ritorno della cella, quindi va bene. Grazie a Dio. Lo facciamo provare ad Anna e poi vediamo che ci dice. Allora, io intanto invito il mio primo ospite. Stasera, ragazzi, abbiamo degli ospiti fantastici, fantastici, tutta veramente gente straconosciuta. Prego, accomodati intanto, Renato, nella nostra postazione. Leggiamo un paio di messaggini e poi torniamo dal nostro ospite e facciamo la sua splendida presentazione. Allora, la vita è troppo breve per passarla con un solo uomo. Che cosa ne pensate? Chiediamolo alle donne della family. La vita è troppo breve per passarla con un solo uomo. Cosa ne dici, Valentina? Ma davvero? Non è vero. Ma non si fa, è giusto. Noi crediamo nella l'amore eterno. Persona giusta. Molto bene. Invece Anna, che ne pensi? Tu che hai avuto 485 maschi, ma che dici? Cioè, che cosa ne pensi di questa Guarda, allusione? Erano 484 fino ad oggi pomeriggio. Hai ragione, scusa. Quindi non ho parole per voi due, comunque. Hai scritto in chat? Oh, mi sono fatto una... Ho saputo che ma che dici? Il tuo nuovo soprannome è Lind, è vero? Cioccolato. Bene. No, Emiliano, queste sono cose private, dai. No, dai. Cioè, calci bassi. Cioè, no. Lei voleva dire che stai colpendo sotto la cintura. Sì, colpendo sotto la cintura. Okay. Colpi bassi. Finché non arriva la persona giusta. Calci bassi. Beh. Finché non arriva, cioè il tuo pensiero è questo, finché non arriva la persona giusta è giusto provare. Certo. Benissimo. Se no, che facciamo? Mi sembra giusto, ma ognuno ha il suo pensiero. Vediamo che cosa ne pensa Massimo. Dipende dall'uomo. Ecco, vedi? Dipende dall'uomo. Così. E abbiamo chiuso il cerchio. Te ne leggo un altro. L'amore eterno è preteso solo dagli uomini. Le donne fanno brevemente la loro parte, poi vivono in pigiama tutto il giorno e pretendono di essere pretendono di fare l'amore e di essere coccolate e nutrite. No, Emiliano! Ha scritto coccolate e nutrite come regine. Scopate. Che ne pensate? È così? Cioè vivono in pigiama. È una specie che vive in pigiama la donna? Dopo un po'. Non sono d'accordo. Dipende. Ma sotto ai pantaloni hai il pigiama. Cioè dipende. È tutto da donna a donna. Cioè, ci sono le donne che comunque lavorano, sono impegnate. Certo. Comunque, e quindi quando tornano a casa si mettono il pigiama. Il segreto migliore per tenersi un uomo è anche mettersi il pigiama. No, e saperlo, cioè comunque stuzzicare. Allora, dillo, spompinare. No! Dillo! No! Emiliano, no. Ma di sicuro l'uomo su una donna preferisce di più un pompino. Non lo incentivate voi, fatta, pubblico. Capito? No. Cioè, hai capito che ha detto? No, ha espresso un concetto interessante. Che l'uomo, secondo me, apprezza di più un pompino ben fatto. Anche tu? Che la manicure, ragazzi, scusate. Beh, sicuramente i disegnini sulle unghie non sono meno apprezzati di una fellazio. Detto però, da Anna, che ha finito due ore fa di andare a tagliare gli alberi, perché è vestita da taglialegna. Stasera è country oriented. Sono cavallerizza. Country style. Senti, va bene, sì, apprezziamo. Valentina, che ne pensi tu? Allora, a prescindere dal fatto che comunque che i pigiami credo andrebbero bruciati. No, io credo che questa cosa comunque sia stata scritta da qualcuno al contrario, nel senso che comunque io invertire le parti, a prescindere. Ma che anche l'uomo fosse, è quello che si mette in pigiama. Anche fosse per ipotesi che la donna è quella che poi si mette in pigiama, ma sotto il pigiama? Infatti, sotto il pigiama dire, che c'è. No, non è quello comunque l'importante. Però l'occhio non vuole la sua parte? L'occhio vuole la sua parte, infatti il pigiama si leva. Cioè, nel senso, se la donna si mette il pigiamone con se la donna ti le pantofole di Homer Simpson, quelle
Scusa, quelle gonfiotte. Ma se la donna ti vive H24 dentro casa con autoreggenti e pizzo, ti rompe comunque i coglioni. Esatto, comunque secondo me Emiliano, un'immunità a tutto questo. Si sviluppa l'immunità. Voglio dire, se tutti i giorni assiduamente, insomma, ti stuferai anche di quello. Brava Valentina. Ma non è forse vero che l'uomo magari, o la donna, non mi prendete per maschilista, è in giro per lavoro tutti i giorni e vede a fianco a sé una donna che è vestita in un certo modo, magari provocante, un'altra donna super tirata, un'altra, torna a casa e vede le pantofolone di Homer Simpson, il pigiamone di Pyle. A me sinceramente a te piace sta cosa. Ma scusami, se non ti piace non fai prima a toglierlo? Brava, cioè, perdonami, come ti dicevo prima, a dargli fuoco direttamente. Vabbè, ognuno sceglie un a po' me come il vuole. Pigiamone non dispiace, non dispiace, va bene. Dopo chiediamo anche in giro, specialmente ragazzi, io Massimo Corsi ce lo vedo con i pantofoloni di Homer Simpson in casa, col pigiamone di Pyle bianco e blu. La birretta sul divano. La birra sul divano, la barba in colta. Tu Massimo che dici? Da uomo sposato ti dico, ho bruciato tutti i suoi pigiamoni. Ecco, benissimo. Spendo dalle 1000 ai 1500 euro di riscaldamento d'inverno. Però almeno l'occhio vuole, e non solo l'occhio, vuole la sua parte. Che ne dici? Andiamo avanti, amico? Andiamo avanti. Dai. E ora entriamo veramente nel clou di questa trasmissione, che ricordo è una trasmissione comica, quindi ringrazio tutti coloro che decidono di prendere parte come ospiti a questa trasmissione e vengono a ridere, scherzare e a giocare, con noi, perché noi non facciamo nient'altro che sperare che chi ci sta ascoltando e chi è qui presente passi due piacevoli ore di risate. E ora vado a presentare